Ce ne parla Alessandro Radicchi, presidente della Europe Consulting, cooperativa sociale Onlus. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, chi sono gli utenti di Help Center? Beh, abbiamo visto che un'alta percentuale sono sicuramente persone immigrate, giovani, che si rivolgono agli sportelli Help Center a Roma o negli altri sportelli nelle stazioni ferroviarie. Ricordo che noi siamo una rete di circa 11 sportelli nelle principali stazioni ferroviarie realizzata in collaborazione con Ferrovie dello Stato. Sì. E questi utenti, diciamo, sono principalmente immigrati. Effettivamente negli ultimi tempi abbiamo visto che c'è stato un aumento più che quantitativamente rilevante, c'è stata una variazione della tipologia di disagio che si è presentata ai nostri sportelli, ossia addirittura abbiamo avuto dei luoghi, parlo non solo di Roma ma anche in Italia, dove le famiglie venivano a prendere i pasti che la sera distribuiti la sera dalle associazioni di volontariato, quindi effettivamente la povertà oggi è molto più vicina ai nuclei familiari medi, anche perché in qualche modo questa crisi che stiamo vedendo continua ad esserci per alle marginalità estreme, quindi alle persone già estremamente povere, in qualche modo gli passa sopra, cioè chi era già molto povero, più povero di così non può essere, mentre le famiglie che magari avevano una persona sola che lavorava, che con la crisi ha perso il lavoro, oggi vengono agli help center. Me leggevo nell'articolo che molti non hanno neanche una dimora, vengono dei nuclei familiari senza casa. Vengono in genere persone che non hanno una casa, questa è una grande maggioranza, ma anche addirittura persone che lavorano per esempio la notte. Noi abbiamo a Roma Termini anche un centro diurno, oltre a uno sportello orientamento, quindi un centro diurno che accoglie una quarantina di persone senza dimora, che vengono da noi durante il giorno, si riposano e la notte vanno a dormire, ma non hanno una casa. Persone che dormono in macchina, che quindi vengono magari da noi per avere un'alternativa alla macchina. Persone, abbiamo padri separati dalle mogli, e che la moglie mantiene la casa, tanto che per questo il comune ha fatto un interessante progetto proprio per i mariti separati, i padri separati, esatto. Quindi effettivamente c'è una povertà di cui purtroppo noi ci renderemo sempre più conto. Noi abbiamo, tra i nostri utenti, non abbiamo il barbone con la borsetta in spalla, abbiamo purtroppo delle persone normali, dirigenti, medici o persone comunque, o imprenditori, che fino a qualche mese fa ce la facevano, invece ora no. Esattamente. Anche perché mi sento di ricordare che in molti dei casi la scelta poi del barbone è una scelta voluta, è una scelta di vita per alcuni. Questo quindi non è assolutamente vero, cioè la scelta del barbone non è praticamente mai voluta, questo anzi ci tengo a sottolineare, è una leggenda, e noi avremo 1%, ma non arriviamo neanche all'1% delle persone che scelgono di andare in strada. E invece in realtà è uno stato in cui sono costretti la povertà è una conseguenza di una serie di mancanze a cui tutti potremmo andare incontro se ci trovassimo in difficoltà, quindi la scelta, ripeto, il barbone classico non esiste più, ha fatto bene a chiederlo Rodrigo, perché almeno abbiamo anche fatto chiarezza su questa cosa. Voi cosa fate concretamente per queste persone? Noi abbiamo uno sportello al binario 1 proprio della stazione Roma Termini, che orienta ai servizi del territorio. Lavoriamo in stretto contatto con la sala operativa sociale del comune, che quindi gestisce anche le accoglienze nella città di Roma. Un po' più avanti, a 400 metri, sempre in locali ferroviari, abbiamo un centro diurno e notturno che accoglie le persone che noi strappiamo, se vogliamo, dai binari, dalla strada, e gli dà un luogo protetto. Perché, e questo vi fa onore. Allora, tu che sei comunque a tutti i giorni, vedi questa situazione, che idea ti sei fatto del futuro? Guarda, io credo che purtroppo noi continueremo ad avere sempre lavoro, e questo mi dispiace moltissimo. Io credo che il cambiamento sia necessario all'interno di ogni persona, perché oggi le istituzioni sono troppo grandi e troppo lontane. Bisogna incominciare dalle piccole cose, bisogna incominciare dalle persone che comprendano effettivamente che la povertà non è così lontana, ma è molto vicino a noi, e se non attuiamo delle scelte personali oggi, ognuno di noi, che non
non è dare il panino, ma ragionare su cosa è veramente necessario, domani ci potremmo ritrovare tutti allo sportello dell'Help Center. Oddio Alessandro, senti, cioè, in qualche modo voi avete bisogno di aiuto per aiutare le altre persone, c'è qualcosa che le persone possono fare per voi? Io non volevo buttarvi giù, nel senso che ricordo che nei nostri laboratori noi facciamo dei corsi di pittura, noi facciamo dei corsi di scrittura, se andate sul sito del centro www.binario95.it, ecco, lì vedete, potete, io vi invito a comprare a prezzo libero, cioè un'offerta libra, noi la chiamiamo, un libro di cucina fatto dai nostri ospiti. Bravi. Cioè, noi ogni giorno dobbiamo reinventarci il modo per sopravvivere come organizzazione, ma anche per dare speranza alle persone. Ecco, il futuro qual è? Io credo che se le istituzioni non fanno un passo avanti verso la comprensione reale del fenomeno, e ci si sta provando, ricordo che è uscito adesso, la settimana scorsa è stato lanciato il piano regolatore sociale su Roma, quindi voglio dire, è una speranza, ma se non accade questo noi dovremmo sempre reinventarci cose nuove. Noi abbiamo un giornale di strada che si chiama Shaker, Pensieri senza dimora, e io vi invito, compratevi questo libro, fate un'offerta dai 5 ai 15 euro a seconda di quello che voi riteniate possa valere quel libro. Ci sono disegni, ricette, scritti delle persone senza dimora che noi cerchiamo di far lavorare. Esatto, allora Alessandro io ti ringrazio e come dico tutte le volte che tratto questi temi, ci sono bisogno di più persone come voi, soprattutto grazie, in questo momento. C'è bisogno di tutti, ognuno con quello che può fare. Grazie. Ciao Ale. Allora ospite oggi di Dillo alla Lingua è stato Alessandro Radicchi, presidente della Europe Consulting, cooperativa sociale, però ricordiamo, Rodrigo, tu hai preso appunti sia il sito sia il libro. Sì, la rivista Shaker, il sito invece lo trovate all'indirizzo www.binario95.it. Qua alla manà, dillo alla Lilo.